Buongiorno e buon inizio vlog. Oggi sarà una giornata stancante, però vi porto con me perché mi fa strapiacere. L'altro evento non l'ho vloggato, questo sì, perché sono un po' più tranquilla, tra virgolette. Allora, stavo finendo di mettere a posto le cosette da portare, perché ieri sera ho fatto la piastra, quindi non potevo metterla in valigia calda e rovente. E in più ci sono i panini per il pranzo, altre cose che mi ero dimenticata, lo zainetto e quella la valigetta. Devo stare una notte, quindi adesso mettiamo a posto, poi mi vesto perché stamattina vado al corso all'Accademia di Makeup e poi alle 3 devo prendere il treno. Io esco alle 2, quindi ok, sono pronta, ho portato tutte le cose giù. A pensare che io devo arrivare praticamente al centro di Roma, farmi un'ora di mezzi quasi. Con tutta sta roba dietro ce la faremo. Poi mi sono messa questa cosa a collo alto perché oggi fa di nuovo freddo. Tra l'altro questo evento sarà in un posto strafigo. Ho sempre visto fare gli eventi, ma non ci sono mai stata, quindi non vedo l'ora di vedere com'è dal vivo. È una terrazza bellissima. E l'evento, tra l'altro, è in collaborazione con questa azienda di make-up e la Warner Bros. Quindi è tipo un sogno perché sapete, io amo tutte queste cose tema supereroi. E infatti la collezione di questo brand è a tema supereroine. Diciamo che il mio outfit ci può stare con questo tema. Non ho il mantello, non vi preoccupate. Qui c'è il cagnolino che scende. Ciao amore! Niente, si è appena svegliata, va a fare pipì. Outfit, ho messo un total black, ho messo le Balenciaga così sto comoda. E basta. Adesso ci accingiamo verso l'accademia. Cercherò di farvi vedere qualcosina. Anche se in teoria non si può riprendere, quindi speriamo non mi dicano nulla. Ok, ce l'ho fatta! Raga, sono appena arrivata, cioè ho appena messo piede nella camera che tra l'altro per me da sola è enorme, cioè non so perché mi è venuta una camera così grande. Adesso vi faccio il tour. Ho già incontrato Carla, però devo assolutamente correre perché uno, devo andare al bagno, due, sto stanca morta e tre, mi devo preparare, mi devo truccare e quindi vi faccio fare un breve tour della camera. Qui c'è la porta. Qui c'è un mega specchione, penso sia l'armadio. Poi qui c'è già direttamente il bagno che ha la vasca, quindi stasera mi sa che farò una bella vasca. Eccoci qua. No, questi bagni sono fighissimi. Io ci sono già stata in questo hotel, anche l'accappatoio, fantastico. Questo è il Melia o Melia, qui a Milano. Poi uscendo dal bagno c'è tipo questo corridoio, non so, mi sembra una suite, io potrei viverci tranquillamente qui con le poltroncine. Qua ho buttato di tutto, non fateci caso. Specchi ovunque, questo è poco inquietante. E qui ci sono due letti e io sono da sola. E qui c'è la TV, la scrivania, l'uomo morto, non so come lo chiamate per buttare i vestiti. Qui c'è un altro specchio, poggia valigia, ma è tipo enorme, potrei farci una mega camminata. Qui c'è la finestra con vista su il garage. E niente, quindi adesso io direi dove mi metto per truccarmi prima di tutto? Mi sa in bagno perché c'è una luce migliore. Sì, penso proprio che mi metterò qui. Allora, sto in super ritardo, mi sono truccata in 15 minuti, non ci crederete mai. Vi faccio vedere l'outfit. Ho messo questa maglia lunga che fa da vestito di Zara tutta glitter, calze e stivaletto di Zara. Adesso prendo le cose e corro. Ora stiamo andando all'evento. Guardate con chi sono, con la Lula. Buonasera. Ci ha portato qua sull'Enjoy. E niente, adesso arriviamo, poi vi faccio vedere tutto. Comunque, al contrario di quello che avevo previsto, fa caldo rispetto a Roma. Beh, oddio. Quindi ottimo, ti giuro. Caldo. Ti Sto giuro, gelando provo a io. venire a Roma. Io sto benissimo. Dicono quello che pensano e non accettano un no come risposta. È per ogni donna che quando guarda in uno specchio vede la forza del possibile e il valore dei propri sogni. Guardate cosa abbiamo preso, il taxi miscellare. La Lu adesso si struccherà. Sì, esatto. E quindi si va, ragazze. Tutte voi di Milano Allora, che questo è il potete taxi miscellare. usufruirne. E dopo vi faccio vedere anche le E io dico cosettine ciao che a ci hanno questo dato. trucco. Sono tornata in camera. Dietro c'è l'isola perché non potevo perdermela anche oggi. Spostiamo un po' così.
Almeno mi vedete senza l'isola dietro. Allora, vi dico un po' la giornata di oggi perché è stata frenetica. Vi ho fatto vedere un po' di qua, un po' di là, ma non c'è mai stato un attimo di pausa vera e propria. Adesso sono tornata in camera. Siamo state poco in realtà perché era un evento, presentava una nuova linea che adesso vi faccio vedere, ma vedrete presto meglio una recensione sul canale. Adesso ho appena ordinato il servizio in camera. Non è da me fare questa cosa, però ho fame, non c'era tantissimo da mangiare, c'è da spizzicare, però devo aspettare mezz'ora, quindi nel mentre sono tutta vostra. Allora, vi faccio vedere cosa mi hanno dato. Tra l'altro c'è una cosa, raga, appena l'ho vista ho detto no, deve essere mia, infatti c'era nel gift poi della Warner Bros. Prima vi faccio vedere, questo è il pacchettino di Maybelline, con appunto la nuova linea Be That Girl, ispirata a alcune delle supereroine, quindi qua abbiamo Supergirl, Catwoman e Harley Quinn. Vi faccio vedere il cofanetto, perché è molto molto carino, però di questi prodotti appunto ve ne parlerò meglio in un video perché alcuni li ho già testati, mi piacciono parecchio. Poi non vi faccio vedere la camera perché è un casino, prima mi sono truccata appunto in 3 secondi perché il treno ha fatto ritardo, avevo i minuti contati per essere all'evento, quindi ho buttato tutto sul letto. Tra l'altro mi hanno dato la camera con la vasca, come avete visto, quindi io quando ho queste fortune ne usufruisco sempre perché mi rendo conto di essere fortunata. Sarei in un hotel a 5 stelle, invitata, tutto spesato, e naturalmente è tutto grazie a voi, grazie a me ma grazie a voi, quindi grazie che mi sopportate sempre. E adesso vi faccio vedere appunto le cose della Warner, che tra l'altro io adoro pazzamente. Allora, mi hanno dato una maglietta. Questa ad esempio è ispirata a Superman. Guardate che carina, la maglietta strappata e il logo, è troppo troppo figa. Poi abbiamo questo qui che non lo avevo e sono strafelice di averlo ricevuto, che è il DVD di Suicide Squad. Sapete che come film lo adoro, guardate qua dietro chi c'è, Joker. E poi questo è il pezzo forte, raga, perché sapete quanto sono ossessionata dai Funko Pop. Questo non lo avevo, per fortuna non l'ho comprato, ed è un Funko Pop di Harley Quinn. C'era sia appunto lei, poi c'era Catwoman e non ho visto se c'era Supergirl, però può essere dato i temi. Comunque mi ha dato questa che è fantastica, non vedo l'ora di aggiungere alla collezione, non so come mi porterò queste cose domani, ma ok. E quindi questo è tutto quello che mi hanno dato. Adesso vi faccio vedere anche il casino. Testimone del letto, meno male che ci sono due letti, quindi io dormirò su questo tutto bello e lindo e pinto, e invece appunto lì ci sono tutto il casino. Adesso mi metto qua comoda e vi parlo un po'. Allora, intanto questo è appunto la maglia, il vestito, che quando ve l'avevo fatto vedere vi è piaciuto tantissimo, finalmente ho trovato occasione di metterlo perché ancora non l'avevo fatto. Poi, come vedete, sono struccata. E voi direte, come hai fatto se sei appena tornata? Perché al ritorno, come vi ho fatto vedere, c'era il taxi di Garnier, che io avevo visto la pubblicità anche da Clio. Tipo, super curiosa, dico, oddio, magari vado a Milano, lo vedo. No, ci sono proprio salita, perché lì fuori all'evento avevano organizzato anche questa cosa. Naturalmente è gratuito, perché questa iniziativa praticamente, se andate, vabbè, sulla pagina di Garnier, c'è scritto tutto. Però consiste per le ragazze, solo per le ragazze, la sera dopo un certo orario e in un preciso posto di Milano, hanno questi appunto taxi gratuiti che vi portano a casa nel mentre potete struccarvi, perché ci sono tutte le acque micellare di Garnier. E infatti appunto mi sono struccata. Io sapete che adoro l'acqua micellare di Garnier, la uso sempre, infatti lo avevo portata per struccarmi stasera, invece niente, sono già pronta così, quindi è stata una comodità in più. Però mi sta scoppiando la testa. Comunque mi sono svegliata presto, mi sono svegliata in realtà alle 6 rispetto al solito, quindi sono davvero stanca. Domani tra l'altro non so ancora c'è la colazione, perché sì, c'è anche la colazione, penso sia dalle 7 alle 10 e mezza, tipo una cosa del genere. Devo anche ricordarmi tra l'altro di mettere la sveglia, faccio tutto qua con voi, poi vi faccio vedere. Mi sono fatta questa foto all'evento che è molto cute, molto carina, guardate qua, magari presso la posto, non lo so, devo vedere. In più, sapete chi c'era all'evento? C'era Rama col pancione, che era troppo carina. Poi c'erano due di Pechino Express, se mi seguite da un po' sapete che io è un programma che seguo, che apprezzo, che mi piace tantissimo. E c'era il ragazzo Edoardo, quello che stava con Achille Lauro. Io innamoratissima di lui, quando l'ho visto nel programma, dal vivo devo dire che è un po' diverso e è un po' tipo mezzo fuori dal normale, però è molto simpatico. E poi c'era Emma del gruppo delle Clubber, che poi mi pare abbiano vinto loro, con i capelli blu, erano due fuori di testa, due pazzi, però carini carini carini. Poi c'era Cleo, ho salutato anche Cleo, Antonio, Gloria, insomma
Carla, c'era un po' di gente, ho rivisto anche un po' di gente, quindi questi giorni ho fatto già troppa vita sociale per come mi conoscete. Poi appunto siamo andati via dall'evento prestino perché Luana aveva comunque da fare, io invece sono qui tornata in hotel. Almeno sto tranquilla, vi giuro che io adoro stare in hotel, anche per poco tempo, però quando ho queste occasioni io mi rilasso. Poi appunto stasera fortunatamente c'è l'isola, quindi ho anche qualcosa da vedere, altrimenti cercavo un film. Poi adesso ci alziamo, alziamoci. Faccio le atletiche. C'è lo schermetto, si accende così e potete tipo decidere tutte le varie lucine per la camera. Ci sono le ciabattine, io ho evitato di portarle, infatti ci sono. Questa mossa atletica, da dove è uscita fuori non lo so. Poi appunto qui abbiamo l'isola, qui ci sono tutte le mie cose che, oh mio Dio, che casino. E qui c'è la vasca che mi aspetta. Adesso prima aspetto che mi portano il servizio in camera, poi la riempio, perché altrimenti se mi trovo in vasca è un po' imbarazzante. Però penso intanto metterò un attimino a posto soprattutto qua. Allora, mi sono messa l'accappatoio, così accolgo il ragazzetto o la ragazzetta che mi porterà il cibo. In più ho appeso qua le cose sull'uomo morto e ho messo un pochino a posto. E niente, adesso io mi butto così, mi rilasso, ma no, sto coso ogni volta. E aspetto. Mi stavo scordando di una delle cose più importanti di oggi. Sapete che io per queste cose vado pazza. È nato il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Cioè, ragazzi, è nato un po' prematuro, perché è nato 3 settimane, mi sembra, prima del termine. Doveva nascere prima di aprile. Ed è nato. Ed è tipo troppo carino. Adesso vi faccio vedere la foto che hanno pubblicato sul web. Lo sapevo che iniziavano subito a tartassarci. Adesso sarà la fine, però sono molto contenta. Queste cose mi riempiono proprio la vita di gioia. Quando succederà a me, penso smetterete di seguirmi perché posterò soltanto quello. Ve lo dico già da ora. Cioè, guardate cosa non sono. Oh mio Dio, sei piccolino. Però non mi sembra neanche così tanto piccolino per la pancia che aveva. Però la pancia non vuol dire nulla. Cioè, non è che è più grande la pancia, è più grande il ragazzino. Ottimo, comunque non pensiamoci adesso perché manca ancora tanto. Comunque io sto ancora qua stravaccata, sto aspettando il cibo. Ma sapete che io nello zainetto ho anche del cibo, solo che non è cibo salutare, quindi ho ordinato qualcosa di commestibile. Cioè, nel senso, non è che io abbia ordinato l'insalata, però comunque ho ordinato qualcosa di cucinato. Invece dentro allo zainetto ho patatine, pezzo del panino del pranzo. Comunque stavo pensando a una cosa, ed è una cosa a cui sto pensando in realtà da un po' di tempo, però che sicuramente non farò nell'imminente, perché è un po' presto, non so come spiegarvelo. Sapete che sono molto attaccata alla mia casetta, alle mie persone di sempre, insomma. Però col fatto che comunque io per lavoro, per YouTube eccetera eccetera, viaggio molto spesso a Milano, ho tutto praticamente qui a Milano, ho pensato e penso da un po' di trasferirmi. Vorrei fare diciamo una sorta di prova, quindi venire qua per un tot di mesi e vedere come va, come mi trovo. È una cosa a cui sto pensando. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti le vostre esperienze, non per forza da Roma a Milano, però comunque sia, siete partiti da una città e siete passati a un'altra per lavoro, per studiare, per amore, non lo so. Fatemi sapere perché è una cosa su cui sto meditando da un po'. Mi piacerebbe tanto farla. Io ho sempre voluto fare esperienze di vita all'estero, tipo a Londra, sapete che è la mia città, tipo puntino. Però iniziare con Milano sarebbe una cosa carina, sarebbe una cosa pratica soprattutto. Però voglio sapere anche un po' le vostre esperienze, perché appunto io sono molto restia a questo passo. Non tanto perché dovrei stare, comunque vivere la maggior parte del tempo da sola, perché praticamente già lo faccio e non sono una persona che da sola si impanica, sta male, perché io cerco sempre di fare tutte le mie cose da sola, di non chiedere aiuto a nessuno. Poi ecco, se non riesco a fare qualcosa lo chiedo, non ho problemi, però prima cerco di fare il mio, poi se è chiedo. Quindi insomma, sarebbe un grande passo, però mi piacerebbe proprio tanto riuscirlo a fare, riuscire a sbloccare questo tassellino, farlo a Milano. Comunque è una città che mi piace, sia per le attività che propone, appunto il lavoro che sta praticamente quasi tutto qua, la città mi piace tanto, quindi non lo so, staremo a vedere. Però ecco, io ho una grandissima intenzione, tipo per il 65% è una cosa che farò. Vorrei però anche trovare qualcuno che magari venga con me, un'amica, una collega, non lo so. Io sapete che chiedo sempre consiglio a voi, soprattutto per
queste grandi cose, perché mi fido tanto delle vostre esperienze, dei vostri consigli, quindi fatemi sapere tutto quanto nei commentini, io leggerò tutto per filo e per segno. Ok, non ho fatto in tempo a parlare, che eccoci qua, guardate che carino. Oddio raga, mi sento tipo in un film. Sono un po' scema. Allora, questo è il piatto, che è tipo per 8 persone, però va bene. Qui ci sono le salsine, guardate che carini. Questi li porto a casa, che mia madre va pazza per queste cosette. Tra l'altro, lo scorso vlog in cui vi ho detto che mia madre è tipo quelli di Sepolti in Casa, ho avuto molto sostegno, perché vedo che anche i vostri genitori sono così. Quindi bene, così non mi sento sola. Adesso mangio. Tra l'altro, che figa è la luce di questa bajou. Logicamente volete sapere quanto ho mangiato? Questo è quello che è rimasto, vi dico solo questo. Cioè è rimasto praticamente quasi tutto. Qua stravaccata. In più, sapete, ma tosto filo, me lo taglio. Sapete cosa mi sono scordata di dirvi? Che oggi in treno mi ero scaricata su Netflix il film che si chiama Annientamento. E mi aspettavo tantissimo. Appena iniziato mi piaceva, la fine... Cioè, fatemi sapere se anche voi la pensate così, perché a me di solito questi film così piacciono, ma non ho proprio capito il senso del film. Cioè, alla fine, qual è il succo? Boh, non l'ho capito. Questa cosa mi ha mandato in bestia, tipo che da Roma a Milano sono 3 ore, ok? Il film durava 2 ore. L'ora restante, dopo aver finito il film, sul treno continuavo a ripetermi perché, perché, qual è il... fine, qual è lo scopo di questo film? Poi la parte che hanno dato a Gina, come posso dirvela, la ragazza che interpreta Jane di Jane the Virgin, la serie TV, potevano darle un personaggio migliore, perché ha fatto un po' la stronzettina, non è che mi sia piaciuto molto, però fatemi sapere, madonna, io mi metterei a dormire istantaneamente. Però non lo farò perché c'è l'isola, e anche se questa edizione mi annoia particolarmente, devo farmi la vasca. Sto preparando finalmente la vasca, a mezzanotte e mezza, ma ce l'ho fatta. Mi sono legata qui la capigliatura. Allora, per finire in bellezza, mi sto facendo un tè, così l'ho fatte tutte. Qui sto finendo di vedere l'isola, con la fra qui. E mi sono fatta questo qui al limone. Ho messo più o meno... a posto tutto quanto. Adesso mi butterò nel mio letto, questo qui bel fatto. Poi vi faccio vedere che mi sono messa la magliettina che ci hanno dato oggi per dormire, perché io mi sono portata il pigiama, quello pesante, pensando di così normalmente stare come a casa mia. Però in realtà fa caldissimo, nonostante io ho messo comunque riscaldamento basso. Quindi io direi che il vlog di oggi si conclude direttamente qui. Mi è piaciuto un sacco girare questo vlog, ve lo dico, perché io adoro la vita d'hotel e adoro quando faccio qualcosa così di diverso e divertente. Spero sia piaciuto anche a voi. Io mi sono appunto docciata, sono fresca, riposata finalmente, però comunque è tardi perché è l'una e qualcosa, e visto che domani ho la sveglia, non dico presto, però non posso dormire fino alle 11, anche perché la colazione è fino alle 10:30 ed è importante. Quindi vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo al prossimo vlog, mi raccomando, continuate a seguirmi perché presto ci saranno un sacco di cosettine carine.